Radio 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 Radio. Due volte radio. La parola del giorno. La parola del giorno. Beh, ce la facciamo introdurre da questo breve frammento che abbiamo preparato. I believe that this country succeeds when everyone gets a fair shot. When everyone does their fair share. When everyone plays by the same rules. And I believe America is on the way up. Thank you. God bless you. God bless the United States of America. Lui è Barack Obama. Il 6 novembre 2012 si eleggerà il nuovo presidente degli Stati Uniti e Barack Obama ha recentemente lanciato il suo slogan, la sua parola d'ordine per essere riconfermato alla Casa Bianca. Lo ha fatto con un lungo video di oltre 7 minuti, di cui abbiamo ascoltato proprio la parte finale, dove si ripercorre la sua presidenza, lo stato in cui versava il paese lasciatogli da George W. Bush, il primo discorso ufficiale, le sue promesse, quello che è riuscito a mantenere e infine l'invito ad andare avanti, perché c'è ancora molto da fare. Avanti, forward, è dunque la parola scelta. Con la scritta forward si chiude il video e dentro quella O del logo forward compare un altro logo, quello di Obama for America. Ora, la domanda che si pongono tutti è: riuscirà forward a convincere gli elettori americani? C'è molta attesa, anche perché Obama nel 2008 stupì proprio il mondo, anche e soprattutto per la capacità della sua squadra di comunicatori di trovare gli slogan giusti, il linguaggio più efficace, abbinando il tutto a una campagna capace, lui per primo, di utilizzare nel miglior modo possibile anche i nuovi media e i social network. I suoi Yes We Can e Change si sono imposti per la capacità di evocare suggestioni, speranze nel popolo americano e nella comunicazione politica come modello innovativo che molti altri hanno cercato di imitare. Oggi si riparte da forward, avanti. Avrà lo stesso effetto? Riuscirà a ripetere il miracolo di Change? Molti ne sono dubbiosi. Sì, perché secondo alcuni tra i principali editorialisti americani, forward, beh, è un po' minimalista, un po' freddo, non riesce proprio a sollevare le folle come invece riusciva Change. Fortuna per Obama che i suoi rivali repubblicani hanno scelto come slogan Believe in America, che certo non brilla né per originalità né per forza evocativa. Buon italiano a tutti! Grazie. Ciao Max. Max, buona giornata! Radio 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 Radio. Due volte radio.